Michelangelo, che ci fai qua? Marco, aiutami. Dai, entra. Allora, che succede? Accidenti, non ce la farò mai. Fare cosa? La tesina, Marco, mancano 2 settimane all'esame, come cavolo la facciamo? Come fa a essere così tranquillo? Vuoi la birra? Farò la tesina la mia birra. Vedi, è più semplice di quello che pensi. Ci sono altri modi. Buongiorno. Ma c'era proprio bisogno di tutto questo? No. Vedi, ti sto per proporre un metodo alternativo allo studio, appena brevettato. E come funziona? Funziona che adesso io premo un pulsante. Ma sei sicuro che funzionerà? Ehi, c'è qualcuno? E tu chi saresti? Come chi sono? Non mi riconosci? A dire il vero, no. Ma insomma, cosa studiate voi giovani d'oggi? Beh, io faccio l'istituto d'arte. Per tutti gli dèi, ora comprendo. Io sono Virgilio, sono colui che ha guidato Dante nel suo viaggio spirituale. Ed ora sembra che tocchi a te. C'è tanto da camminare? Tanto quanto da apprendere. Oddio. Orsù, non porre indugio. Incamminiamoci nello stupendo mondo della cultura. E vai. Quanto manca? Poco. Siamo arrivati? Per tutti gli dèi. Quanto manca? Puoi star zitto un secondo? Oh, eccoci arrivati. Come ben sai, nella tua tesina devi riuscire a collegare vari argomenti. E direi che sia il caso di iniziare con italiano. Sì, ma non ho voglia di ripassare Dante. Sapevo che avresti risposto così. Ed infatti sono proprio qui per proporti idee migliori. Dimmi. Ti ricordi per caso qualche altro autore che si collega con me? Evitiamo domande retoriche. Stiamo parlando di Giovanni Pascoli, scrittore di Mirice, titolo ripreso dalla mia quarta bucolica.
Devi sapere che il nostro Pascoli aveva una teoria molto precisa sulla poetica, dovuta a delle sue esperienze di vita poco piacevoli. Come aprire il frigo e trovarlo vuoto? Porta rispetto! Ti trovi di fronte all'uomo vincitore per 12 volte consecutive del premio per la poesia latina. A me una volta la Gabrielli mi ha regalato un orologio. Chi? Lascia stare. Comunque, dicevo, Pascoli nella sua poesia fa emergere la figura del fanciullo. E questo sarà l'argomento della tua tesina. Il fanciullo. Esattamente. E come lo collego con le altre materie? Sono qui apposta. Devi sapere che il tema del fanciullo è ripreso in molte altre materie, come la filosofia di Freud. Freud, con la sua nuova scienza, la psicoanalisi, teorizzò che per capire i comportamenti dell'uomo bisogna tornare ad analizzare la sua vita nei primi 4 anni. Aspetta, aspetta! Me lo ricordo questo! Non era lui che diceva che il bambino trattiene la cacca perché gli piace e poi la fa vedere alla mamma? Ciò che tu intendi è una delle fasi dello sviluppo psicosessuale dell'infante. Mamma, cacca! Ma passiamo oltre. Il tema del bambino è presente nell'arte di uno dei più importanti e famosi pittori, fondatore del cubismo, Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano della Santissima Trinidad Ruy Picasso. Per gli amici Pablo Picasso. Quello che disegnava gli sgorbi. Ciò che tu chiami sgorbi furono le avanguardie artistiche del XX secolo. Picasso stesso affermò: a 13 anni dipingevo come Raffaello. Ci ho messo tutta la vita per imparare a disegnare come un bambino. Senza dubbio una scusa creativa. Ed è grazie a questa scusa che arriverà a dipingere una delle opere più drammatiche della storia dell'arte. Guernica, opera testimone della strage del bombardamento dell'omonima città spagnola. Guarda queste figure che urlano dal terrore e dalla disperazione. Terrore! Disperazione! Per non parlare della letteratura inglese, devi sapere che il noto Charles Dickens sfrutta il punto di vista del bambino in molte delle sue opere, specialmente nel suo romanzo Hard Times, dove la graziosa Sissy Jupp controbatte l'austero insegnante Thomas Gradgrind. Thomas Gradgrind, sir, a man of realities, a man of facts and calculation, a man who proceeds upon the principle that 2 and 2 are 4, and nothing over, and who is not to be talked into allowing for anything over. Per non parlare dell'importanza storica della figura del bambino, devi sapere che Benito Mussolini iconizzò la figura del fanciullo. Fermati un attimo, Virgilio. Ecco, io so che tu mi vuoi aiutare e comprendo che la cultura è una buona cosa, ma ecco, anche tu non puoi non renderti conto di come a volte un'eccessiva cultura sia dannosa. Non voglio mancarti di rispetto, ma sembra che tutte queste persone, come posso dire, abbiano troppa cultura. Ed io ho paura. A volte sapere troppe cose fa male, sia a te che agli altri. Basti pensare a quante importanti figure culturali sono morte in solitudine o in preda alla follia, o entrambe. Alla fine credo sia meglio non sapere niente e vivere tutto con occhi nuovi, come gli occhi di un bambino. Sai cosa? Hai ragione. Ma guarda me. Io sono un'importantissima figura culturale e sono anche vivo e... Oh mio Dio, hanno ucciso Virgilio! Signori, ho pensato stesse parlando male di me. Comunque non è colpa mia. Ma gli hai appena sparato! Non è vero, giuro su Matteotti! Cavolo, l'esame! I vestiti! Yes.
Marco, sai dirmi dov'è l'aula? Sì. Grazie. Prego. Marco. Dimmi. Grazie. Di niente. Tutto. Che fate?